Così è questo il suo studio artistico. Chi siete voi? Noi siamo... Lo sa benissimo chi siamo. Ma voi allora siete quelli che sono venuti a vedere... Sì, le sue opere. Prego. Queste sono le mie opere. Quella vi piace? Il mulino grigio? Sapete che cos'è? Moulin Rouge. È un mulino rosso. Quello è un interno, l'ho chiamato il Pulcinella, caro ricordo. Quello lì senta titolo, Juliette. Juliette? Lavorai anche nei teatri. Quindi lei non fa solo quadri, non dipinge? No, diciamo che la mia attività principale è quella di fare quadri. Sì, ci hanno parlato di lei. Ah, vi hanno parlato di me? Sì. Cosa vi hanno detto? Diciamo che è nelle aspettative. Come? È nelle aspettative. Senta, non mi metto le mani addosso. Non mi permetterei mai. E quello è quello che ho raffigurato lì. Sono le donne dei Moulin Rouge. Mi piace. Sì. Sono lì, soddisfavate i vostri piaceri, i vostri desideri. Che ne dice, capo? Questo? Fu un regalo che mi fece... Così, ma... E comunque mi avete detto che siete interessati ai miei quadri. Non so, capo, cosa ne dici? Ma dipende, per il prezzo? Di per sé non hanno un prezzo. Sì, sì, esprimono desiderio. Sì. Sì, desiderio, desiderio antico. Antico, sì. Quindi? Prego, sedetevi. Prego. Prego. Veniamo al dunque. Ma fa sul serio o scherza? Voi... Lei cosa dice? Io dico che non abbiamo tanto tempo da perdere. Dopo avremo anche un altro impegno. Quindi bisogna arrivare ad un compromesso. Quale compromesso? Un prezzo. Una possibile eventuale vendita. Ma lei veramente pensa che noi possiamo essere interessati a robe del genere? E allora andatevene. Come ha detto? Ho detto di andarvene. Guardi, come vuole lei, ma a me non sembra che lei se la passi molto bene. Sa, di gente come lei ne abbiamo vista tanta, ma pochi, anzi pochissimi, hanno fatto una bella fine. Di gente come me non ne avete mai visti. Tanto ho già pigliato una mia decisione. E quale sarebbe? Raccontarvi adesso la mia decisione sarebbe soltanto un'utopia. Però vorrei chiedervi una cosa. Voi sapete chi è Dorian Gray? Certo che lo sappiamo. Dorian Gray fece un quadro all'interno del quale praticamente il quadro invecchiava e lui rimaneva giovane. Era riuscito a sconfiggere qualche volta la morte. E io farò la stessa cosa. Ma che razza di decisione è questa? È la decisione di uno che vuole che sia ricordato eternamente. Ma io non credo che con queste opere e con la sua attuale inesistente fama possa rimanere ricordato nella storia dell'arte. Ma lei non ha mai pensato che, non so,
potrebbe capitare qualcosa alle sue opere. Se fosse solo io a bruciarle all'inferno. Va bene, allora la lasciamo bruciare all'inferno. Lei e le sue opere. No, quei ragazzi hanno un buon rapporto, nel senso che comunque mi hanno sempre ascoltato e niente, mi hanno sempre seguito sempre quello che ho detto, tutto qua. Ma perché lei che rapporto ha, da maestro verso gli l'allievo oppure? No, da maestro. O da pari, da... non si sente mai paritario rispetto a... No, a parte che io mi faccio dare del tuo, cioè non è un problema.